È un giorno qualunque della vita di Salvatore Nicotera, operaio metalmeccanico in una acciaieria di Milano, immigrato 20 anni fa da un paese della Sicilia. Suo figlio Gianni, che lavora nella stessa fabbrica, regolando dalla cabina l'afflusso dei trafilati alla parte terminale di una catena di laminazione, determina un ritmo di lavoro difficilmente sostenibile per una squadra di operai. Un gruista, non reggendo appunto questo ritmo, provoca la caduta di un carico di materiale che solo per fortuna non coinvolge i suoi compagni. Questo incidente al laminatoio è discusso dalla commissione interna di cui Salvatore fa parte. Viene fatto il nome di suo figlio. È accusato di eseguire gli ordini come un automa, senza badare alla fatica degli altri operai. Il padre, preoccupato, va a cercare Gianni a Rozzano, la zona residenziale tutta nuova, dove è andato a vivere dopo il matrimonio con Marisa, una donna del nord. Ma c'è poca serenità nella casa di Gianni. E a Salvatore sembra che troppe cose gli ingombrino la testa. La scuola serale per diplomarsi chissà quando, l'idea di emigrare in Australia, l'incomprensione dell'ambiente di lavoro. Qualcosa evidentemente non va nella sua vita. E non bastano le poche parole di conforto che Salvatore si era preparato. Ma non c'è tempo nemmeno per queste. Anna, la più grande delle due figlie, non è tornata a casa. È scappata con Mario, un operaio bergamasco che lavora nella stessa fabbrica dove lei è impiegata. Ha fatto un colpo di testa, dice il padre. Ha voluto mettermi davanti al fatto compiuto. Salvatore allora trascina in una spedizione notturna alla ricerca di Anna tutti gli altri figli. Con lui sull'auto di Gianni c'è Patrizia, la figlia più piccola, che fa la commessa in un grande magazzino e frequenta un improvvisato fotografo di moda. Luciano, il figlio portato agli studi, la sua grande speranza, segue sull'auto di Alessandra, una sua compagna di università, che è anche la sua ragazza. I due fuggiaschi intanto raggiungono Portofino. Spaesati e impauriti, non riescono ad organizzare il loro soggiorno. E Anna si lascia incantare da un gruppo di giovani allegri e cordiali che trascorrono una spensierata vacanza. La simpatia e la dolcezza un po' hippie di una giovane straniera la affascina e le fa dimenticare l'ansia che ha dentro. Mario, a malincuore, la segue anche quando lei accetta l'ospitalità su uno yacht tirato in secco e che i giovani hanno abusivamente occupato per la notte. A Cologno Monzese, in casa Nicotera, si è dormito poco e male. Padre e madre affrontano la nuova giornata rimproverandosi reciprocamente la condotta dei figli. Non sanno che Anna è vicina, alla stazione di Milano, ma non tornerà a casa. Mario, sempre più oppresso dalle sue responsabilità, l'aveva allontanata dallo yacht quando il comportamento dei loro amici stranieri si era fatto imprevedibile e pericoloso ai suoi occhi. Quei ragazzi erano troppo liberi per loro, ma ormai con Anna si è rotto qualcosa. C'è una piccola incrinatura. Il loro legame così stretto prima, al collaudo della fuga, si è un po' allentato. Troppe emozioni in un solo giorno. Mario vorrebbe riportarla a casa. Anna, invece, non vuole che tutto ritorni ad essere come prima. Thank you.
Lucia! Oh, papà. E che fai? Ci hanno sbattuto via da una manifestazione, ci è andata male. Ma che sono quelli i tuoi amici, vero? Ma se non li conosci nemmeno. Cos'è questa roba? Fai vedere. Non lavoriamo solo per noi, ma per tutti. Questo è un volantino scritto da noi. Leggilo, è scritto anche per te. Che leggo? Che devo leggere sta roba? Certo, leggilo, che ti fa bene. Va bene, la leggo con comodo a casa, mettiti a sedere. No, scusa, devo tornare con loro. Avanti, andiamo a casa, ti dico. Papà, siediti, da fare. Siediti, ti dico. Ma guarda con chi si mette ora. Io non ce l'ho con te, Luciano. Io lo so che sei in buona fede. Grazie della stima. Ma tu, chi ti crede d'aiutare? D'aiutare noi? Ma non li vedi in faccia i tuoi compagni? Tutte facce di gente che sta bene. Tutti borghesi. Ma no, guarda, non è vero. Noi ce la mettiamo tutta per svegliarvi. Per svegliarci? Ma cosa ci volete insegnare, voi altri? A noi, insegnarci. Ma noi non siamo qui per insegnarvi niente. Siamo solo qui per darvi una mano. Sì, sì. Noi cerchiamo di inventare delle strade nuove. Inventate, sì, inventatele le strade nuove. Certo che le inventiamo, anche contro di voi. Anche contro di voi se necessario. Contro la vostra cosiddetta esperienza. Il fatto è che tu vorresti che tutti la pensassero come la pensi tu. Ora io mi domando una cosa. Che cosa ti è servito, dico io? Non ti è servito proprio a niente vivere in casa di operai. Cosa ne sanno i tuoi amici di noi, di te, di me, di tuo nonno, che non sa né leggere né scrivere e non ha mai lasciato il suo paese, mai! Insomma, tu a casa quando ci vieni? Tuo padre e tua madre, che sono diventate le ultime ruote del carro, vero? Papà, ti vuoi rendere conto che se non ci capiamo la colpa è tua? Mio? Sì, tua. Te lo vuoi ficcare in testa che siamo diversi? E poi tu con me non mi vuoi stare a sentire. Tu non vuoi fare un discorso preciso. Quindi niente. Vuoi fare il padre e basta. E la funzione del padre è... Benissimo! Benissimo! Anche la funzione del padre ora mi vuole insegnare. E sentiamo. La funzione del padre è quella di comprendere, non quella di reprimere. La repressione è fascista! Maledizione! Ci mancava pure questo, meno male che l'hai detto! Pure fascista adesso sono io! Ma no, papà, io non ho detto che sei fascista, ho detto che la repressione è fascista! Sta zitto e lascia parlare anche me! Chi non lascia parlare gli altri è fascista! E questo credo di saperlo abbastanza bene, sai! Ma io dico solo che noi... Tu dici! Certo, tu dici. Io tutte le belle parole che sai tu, io non le so. Perché io non ho studiato. Nel senso che io non l'ho avuto un padre. Si può dire ancora la parola padre? Oppure è diventata fascista pure quella? Non l'ho avuto un padre che mi ha fatto studiare a me. Insomma, comunque, adesso è tardi. Io sono stanco. Perché combinazione, lo sai benissimo. Ho lavorato tutta la notte e vorrei andare a casa. Quindi ne parliamo con comodo un'altra volta. Altra imposizione. Che cosa ci vengo a fare io a casa? Non lo so che cosa ci viene a fare a casa. Dormi, mangia, studia, per esempio. Sì, certo, sì, per entrare in fabbrica e diventare un numero anch'io, ecco. Per prenderti un diploma che ti può servire. Ah, ma tu, papà, allora sei un illuso. Ma tu non hai capito niente. Ma che cosa credi che serve una laurea di queste università? Ecco dove sbagli. Tu credi che una laurea basti? Invece no, non basta niente, serve solo per affogare nel sistema. Sistema? Ma che sistema è sistema? Non ti capisco. Andiamo no, a casa. No, parliamone adesso. Io sono stanco, hai capito? Come te lo devo dire che sono stanco? Insomma, vuoi venire a casa? No, eh? Già perché non ti serviamo più a niente, vero? Ma perché ti ho fatto studiare? Papà! Tu prima eri sola. Il tempo corre e vola. Oh, non spiegarmi chi sei, perché
mattina. Giattina. Dove sei? Giattina. Ma che non c'è nessuno in questa casa? Giattina, sei lì? Sono Patrizia, la mamma non c'è. Patrizia? E tua madre dov'è? È fuori. Già, tutti fuori qua. E tu che fai? Come mai non sei al lavoro? Ho preso un permesso. Permesso. Un'altra che c'hai i permessi ora. Solo io non me le posso prendere, i permessi. E voi altri invece fate tutto quello che vi pare, fate. Ma insomma, si può sapere dove è tua madre? È venuto il Gianni, sono andati a prendere Anna. Ti vogliono fare una sorpresa. Non sei contento? Senti. Che c'è, mamma? No, ma che scherzi, ce li ho, figurati. Ma che fai, mamma, con quel fazzoletto? Stai male? No, non ti preoccupare, sto benissimo. Tua madre soffre la macchina. Lo vedi, Gianni, che ha la guida nervosa? Ma dai. L'hai preso sto tranquillante o no? No. È molto nervosa, sul serio. Adesso guido io, eh? Stai buona, Marisa, dai. Adesso che ore saranno? Le 3. Fra poco arriviamo. Ma la troveremo poi questa casa? Ma chissà sì. Quante cascine ci sono. Ma sì, ma ce l'ha scritto qui. Allora, cascina rivolta di Scanso Rosciate. Stia tranquillo. Senta, che casello si esce per andare a Scanso Rosciate? Bergamo. Proprio Bergamo? Sì, Bergamo, la prima uscita. Quanto costa? 1100. Come cara. Senti, hai telefonato al tuo dottore? No, adesso sto bene, non ho più bisogno. Ma Gianni, sei così nervoso, ansioso. Chiamalo, vai da lui che ti cura, dai. Scusa Gianni, guarda che quando stai male devo poi pensarci io. E non è mica allegro, sai. Ah, Marisa, come sei noiosa, adesso telefono così la smetti. Che pazienza ci vuole. Non si riesce più ad andare d'accordo. Ma cosa aspettate a fare dei bambini voi due? Beh, dei bambini. Oddio, per carità, mettiamoci anche i bambini adesso. Sarebbero un problema. Per ora è bene non pensarci. Anche Gianni poi è d'accordo. I figli mica è un affare così semplice. E poi lo sa com'è. Purtroppo di soldi non ce n'è mai abbastanza. Come farei col mio lavoro? Senta, signora, siamo franchi. Ma che soddisfazione ci danno i figli, poi? Grazie.
Parla la segreteria telefonica del dottor Bonetti. Il dottore è assente. Specificate il vostro nome e il motivo della chiamata. Avete 45 secondi per registrare la vostra comunicazione. Attenzione al segnale. Se il vostro caso è particolarmente urgente, rivolgetevi al dottor Mileo presso la clinica del lavoro, divisione psicoterapica. Ripeto, specificate il vostro nome e il motivo della chiamata. Avete 45 secondi per registrare la vostra comunicazione. Avete 45 secondi di tempo per registrare la vostra comunicazione. Se il vostro caso è particolarmente urgente, rivolgetevi al dottor Mileo presso la clinica del lavoro, divisione psicoterapica. Se il vostro caso è particolarmente urgente. Se il vostro caso è particolarmente urgente. Se il vostro caso è particolarmente urgente. Ripeto, specificate il vostro nome e il motivo della chiamata. Avete 45 secondi. Avete 45 secondi di tempo. Avete 45 secondi. Avete 45 secondi. Avete 45 secondi per registrare la vostra comunicazione. Mi dà un pacchetto di nazionale. No, queste nazionali semplici. Ciao Salvatore. Te lì. Ciao. Uè, Salvatore, come va? Prendi il caffè. Tu, prendi il vino. No, prendilo tu, dopo. Il caffè a Salvatore, corretto per il mio amico Salvatore. Patrizia! Ma dove stai andando? Chi è quello là? Chi sei tu, eh? Chi è che sei? Cosa vuoi da mia papà, figlia? Buffa! Chi è quello là? Qua viene, parlo a te. Ma che cosa fai? Mi controlli adesso? È per vestirti così che non sei andata a lavorare. Avevo da fare oggi. Ti ho chiesto dove andavi. Non essere ridicolo, non scappo mica io. Vai a casa e aspetta tua sorella Anna che sta tornando. Non tornerà mica dal Polo Nord. Senti, non ti permettere di parlarmi con quel tono, sai? Hai capito? Senti, vuoi lasciarmi in pace? Vai a casa, cammina. Se può sapere chi era quello. Ah. Ma lo sai, papà, che scocci.
Lei è la mamma, vero? Sì, sono la mamma. Buongiorno. Io sono la nonna di quel balos di Mario. Anna. Anna, hai visto? Ti sono venuta a prendere. Sai, ci ho fatto stare molto in pensiero. Ma figlia mia, che cosa credevi? Che ti lasciavo qua tutta la vita? È vero che ti è venuta la febbre? 37,8. Beviti questo decotto e vedrai che dopo sarai bene. Ma lo sai che è proprio da ridere, eh? La gente viene qui per guarire e tu cadi ammalata. La campagna fa bene a tutti e a te ti ha fatto male. Sono sfortunata. Lo vedi che cosa succede a fare di testa tua? Ma c'era proprio bisogno di scappare, eh? Non ti dico tuo padre quello che... Mamma, senti, io non sono scappata. Abbiamo preso le ferie. E poi, ecco, non lo so. Non lo so che cosa c'ho addosso, ma... con Mario non è più come una volta. Ma figuriamoci. Non è possibile. Queste non sono cose da dire. Torniamo a casa ora, eh? E poi si aggiusta tutto, vedrai. Ma che fai? Con la febbre ti alzi così in camicia. Sta attenta, copriti. Ah, ti ha portato Gianni? Sì, con Marisa. Come vanno d'accordo quei due? Litigano sempre, anche qui. No, è che lui non sta bene. Gli è successa una cosa in fabbrica. Ancora? Ancora, sì. Senti, mamma, io non ho più voglia di andare a lavorare. Ma lo sai che c'è gente che ne fa meno? Ma noi no. Se non lavoriamo, come facciamo? Lavorare tutto il santo giorno. E poi i musi di papà. Ma tuo padre ha ragione. La vita non è soltanto come la vede papà. Io ho incontrato dei ragazzi... Come sei cambiata? Ma perché? Perché prima volevi solo sposarti. L'unico modo che hai davvero di andartene di casa... è di sposare Mario. Ormai non puoi più tornare indietro. Del resto gli vuoi bene, no? Non lo so più. Mario, sono la mamma di Anna. Dove sei? Sono qui. Buongiorno, signora. Mario... ma che cosa vi capita? Non vi volete più bene? Ma è mai possibile? Te la sei lasciata andar via? Allora la vostra non era proprio una cosa seria. Con tutto il rispetto che ho per Anna, mi sembra che la colpa non è mia. Io non so cosa dirti. Ma come? Scappi con una ragazza? Già. E dopo non vi volete più? Io sono pronto a prendermi le mie responsabilità. Non mi tiro indietro. Certo che dovete rimediare. Scappati siete scappati. Adesso bisogna trovare la maniera... Ma io non voglio che mi sposi per forza. No, no, questo no, neanche io. Però non mi sembra giusto che adesso saltino fuori queste stranezze. Ora mi porto Anna a casa. Al resto penseremo con calma. Ma intanto bisogna tornare a lavorare. Non è che vi sarete messi in testa che qui si campa d'aria. E io non ho fatto altro che lavorare, anche qui. Ma non dicevo perché... E poi con Anna ci parlerò in fabbrica, tanto lì ci deve venire. Tua madre continua con la lagna dei figli, 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 figli. Per voi meridionali solo questo è importante, ma per noi due no, vero Gianni? Sinceramente anche tu sei d'accordo con me ad aspettare. Maledetto posto. Guarda come mi hanno conciato la macchina con sto fango, guarda. Colpa tua. Sempre a disposizione. Tu non ami la tua roba. Bella giornata schifosa. Oh! Mi sai dire cosa c'entriamo noi con sta storia?
Anche i tassisti adesso. Io a Milano ho da fare. E piantala, Marisa, è un'ora che vai avanti con sta menata. Piantala, non rompere le scatole! Buongiorno. Perché siamo venuti qui di nascosto? Eh? Ma perché? Perché non voglio che i contadini lo dicano a mio padre. Eh già, non sono certo io il tipo che gli può andar bene. Capisco. Invece non capisci proprio niente. Io, eh? Sì, tu. Ma poi che mi importa anche se glielo dicono? Io ho un posto d'oro, sai. Lavoro con una tuta bianca che sembra un dottore. E non ce l'hanno mica tutti una tuta bianca. Allora tu lo potresti trovare un buon posto per un mio nipote che vuole venire a Milano. Certo. E come no? Ce l'hai una penna, un pezzo di carta qualunque.
Dammelo, dai, vieni qua. Io vi lascio l'indirizzo, dove sto. Com'è che ti chiami? Patrizio. Patrizio, bello. Non sto mica nella vecchia Milano, sai. Oh, è uno di quei palazzoni grandi, moderni, bellissimo. Bello, sai, eh? Vedessi. Salute. Bevi, bevi. Buono sto vino, nonnino, molto buono. Non ti fa male, lo facciamo noi. Lo sento, io me ne intendo, sai. Cosa credi? I miei sono dalla bassa Italia. Io no, io sono cresciuto a Milano. Io al sud ci sono stato un paio di volte, come turista, e non ci sono stato neanche bene. Sai, praticamente io sono di quassù. E qui tutto è diverso, case, fabbriche. Però non mi posso lamentare. Fai conto la Svezia. Sì, vabbè, insomma, la Svezia. Sai, quei palazzoni moderni, con tutto quanto in regola, eh? Rozzano, una città satellite, come si dice. Ma perché non venite a trovarmi, nonnino? Anche tu, Patrizio, mi scrivete prima. Io vi lascio l'indirizzo. Ecco, tieni, eccolo qua. Vieni, vieni, Patrizio. È scritto qua. Mi raccomando, non lo perdere mica. Devi venirmi a trovare. Io vengo alla stazione, vi vengo a prendere. E vi porto a casa. Tanto per dormire c'è posto a casa mia. Capito? Ma guardi i casi della vita, Patrizio. Io non mi muovo mai da qui. Mai, mai, mai. E adesso abbiamo un amico a Milano. Un amico. Non per darmi delle arie, ma un amico che conta. Noi qui siamo solo dei poveri contadini. Tu invece hai studiato chissà quanto. Fai un lavoro di testa. Ho fatto i corsi. In fabbrica ti spiegano tutto. E poi tutti possono farlo, sai. È questione di qui, di volontà, eh? Nonno, io ho cominciato dalla gavetta, cosa credi? Quando ero ragazzo, subito dopo la guerra, rubavo il pane ad un fornaio per fare studiare mio fratello che adesso va all'università. Però... se potessi tornare indietro. Quando è che ci venite? Qualche weekend, e a volte a Natale. Io non sono il primo che porti qui, immagino. Dai, sorreggere l'urto, anche se sono meridionale. E allora perché indaghi? Lo sai, è un gioco pericoloso. Sbaglio sempre, No. Ma sì, sbaglio sempre. No. È stato bello. Camminavo in mezzo a un corteo. Gridavo, cantavo. Guarda che è successo ieri, mica 100 anni fa. E ho visto te. Smettila, Alessandra. Non mi va di essere portato qui come il trofeo di una manifestazione studentesca fallita. Sei anche stupido, oltre che villano. Scusa tanto. Sei pieno di pregiudizi e di orgoglio. E terrone, visto che ti rifiuti di discutere con una donna. Gran bel posto questo. Peccato che io non c'entro niente. Invece tu... tu... ho scoperto che sei davvero ricca. Non mi piace considerarmi fortunato. Sentilo, il figlio del povero. E poi non è neanche di mio padre la tenuta. Fa parte della dote di mia madre. Sono loro i ricchi, mica io. Che discorsi. Ma se loro non fossero così ricchi, tu non ti sentiresti più tanto sicura. È un gioco senza rischi il tuo. Tutti ci giochiamo tutto, Luciano. Però tu non perderai mai niente, Alessandra.
comunque vadano le cose. Io non perderò niente. Questo lo dici come se tu avessi paura di restare solo. Sì, forse. Ti dispiace? No. Tu non rimarrai solo, almeno fino a domani, ti prego. Perché solo domani? E domani di dopodomani, e dopodomani di domani. Ma è quasi l'eternità? Sì, quasi. Ma tu ci credi, Luciano? A che cosa? In Dio, sì. No, in quello che fai. Ma che tipo di risposta vuoi? Certo che ci credo, porca miseria. Perché mi prendi? Perché mi prendi? Curioso. Sono sempre le donne che fanno questa domanda. Ehi tu, ragazzo! Bel lavoro! Bravo! E adesso come la mettiamo? Quante storie, era solo un palo! Cosa ci fai qui? Questa è una riserva. Cosa vuol dire riserva? Chi è la riserva? Di chi vuoi che sia, sempre dei miei. So tutto. Hai avuto da dire col guardiacaccia. Ha detto che ha scovato un pazzo che rompeva i paletti di divieto. Eri tu? Sì, sono stato io. Sei fortissimo. Senti, però io non ho una gran voglia di vedere tuo padre. E poi adesso che gli ho violato la riserva. Ma dai, non fare lo scemo. Ormai ci aspetta. È stato lui a svegliarmi, altrimenti dormivo per una settimana. Per fortuna che eri fuori. E che ti ha detto? Ha fatto domande? Gli ho detto che sto preparando un esame. Ah già, i libri ci sono. Ma io cosa gli rappresento? Un amico un po' speciale. Contento lui. Oh, ecco qui Alessandra! Visto chi c'è? Ciao, vecchio pirata, come stai? Papà, questo è Luciano. Mi scusi per l'incidente, ma il guardiacaccia faceva suo dovere e bisogna capirlo. Deve controllare una riserva piuttosto grande. No, no, sono io che mi scuso. Ma è che la parola divieto non mi piace, quasi come quelli che la impongono. Certo, roba da feudatari. Dovrebbe essere tutto territorio libero, così non ci sarebbe più selvaggina, eh? Già, e neanche cacciatori. Hai ragione, Sandrina. Oh, però già che siamo qui, cerchiamo di stare allegri. Anzi, vado a scegliere i vini. Dove mangiamo? In cascina, qui fa un freddo cane. Brrr, che freddo! Non vorrei essere stato villano con lui, perché ti assicuro io non volevo. Ma
sapesse che cosa gli dico io. Aspettami, mi vado a cambiare. Alessandra, Alessandra, mica mi vuoi lasciare qui solo. Senti, io non so cosa ci faccio qui. Non so cosa dire a questa gente. Non credere che siano tutti degli stupidi, scusa. Mica ho detto questo io. Quello lì, per esempio, lo sai chi è? Quello lì dirige la programmazione di un grosso gruppo finanziario. Sai, hanno comprato e venduto marchi al momento giusto. E così hanno fatto una montagna di miliardi. Adesso li hanno messi tutti nell'industria alimentare. Lui, pensa, è quello che in fondo fa la politica economica di tutto il gruppo. Fatturato 100 e passa. Chissà quanto ci guadagnano. Finché gli va bene. Ah, siamo fra gente importante. Certo, che ti credevi? Vedi quello lì? È un tessile. Ha messo insieme tutti quelli di Biella, piccole e medie industrie. E adesso ha un monopolio. Per l'esportazione bisogna fare i conti con lui. Ha preso una bella sberla con la crisi del dollaro. Ha fatto finta di niente. Quell'altro lì è Klutzer. Franco, non Giovanni. Lui è il fratello stupido. Quello che conta è l'altro. Ciao, Alessandro. Ciao. Pirovano, benzina. Ha cominciato con una raffineria della Marina in Sicilia subito dopo la guerra. Pensa, l'ha comperata come rottame. E adesso ne ha un po' dappertutto. Si è anche comprato 2 giornali. Indipendenti, naturalmente, dice lui. Tira fuori anche dei soldi per sovvenzionare... Hai capito? L'altro è suo figlio. Identico a lui, spiccicato. Perché non lo sposi e fai felice tuo padre? Cretino. Perché, non è vero? Ma va. Gli altri non contano. Sono parassiti, lacché. Però attenzione, perché qualcuno è bravo, preparato. In malafede, magari, ma preparato. Le avete mai viste le piramidi? Patri? In qualche cartolina? Le piramidi. Sono costruzioni grandi come le montagne. Ci sono voluti gli schiavi per farle. Oggi gli schiavi non ci sono più. Me l'ha detto la maestra. Ci sono. Ci sono. Vero, nonno? Non si vedono, ma ci sono. Io sono uno di questi schiavi liberi. Turno di giorno, turno di notte. Il sole mai. Dentro quella cabina. Vivere così. Tutti i miei anni. Quanti anni hai tu? 80. Qui di giovani non ce ne son più. Sono tutti via. Sai, come quando si rompe un formicaio. Le formiche con le gambe se ne vanno e le vecchie ci restano. Io sono sempre qua. Io sono della gioventù della Valle Imagna. Tu sei un gigante. Chi ci arriva alla tua età? Chi ci arriva? Io sono un vecchio di 30 anni. Chi è il Mario? Che amico bravo che hai. Ci ha raccontato tante cose, sai. Però ha perso l'allegria.
Tu lo vuoi un bicchiere? Ah, nonnino, guardalo qua. Questa è la pietra dello scandalo. Io sono il fratello maggiore di Anna. Dobbiamo andare, ti aspettano. E ti benedico. Simpatico che sei, che simpatico. Senti, dimmi tutta la verità. Ti ha mandato il mio medico. Ti abbiamo cercato dappertutto. Ecco un altro. Sì, grazie. Buono. Vuoi? Su, andiamo, ti stanno aspettando. Ah, è vero, bisogna andare, bisogna ritornare alla guerra. E poi bisogna pulire la macchina, sai. Tu vai avanti che io ti raggiungo. No, no, andiamo insieme. Io devo prendere l'impermeabile. Oi là, nonnino. Com'è buono questo vino. Grazie, gigante. Stammi bene. Grazie di tutto, vedrai, ti vengo ancora a trovare. Bene, bene, eh? Vieni quando vuoi. Ehi, Patrizio, tu dillo delle piramidi alla maestra. Sì. Mi raccomando, dai sempre retta al nonno. Fai come lui, non venire mai in città. Ciao. Ciao. Ciao, buona fortuna, andiamo, Mario. Buona fortuna anche a te. Vengo, vengo. Allora andiamo a Milano, Mario. Va bene? Vedrai, con Anna si sistemerà tutto. Non ti preoccupare, ci penserò anch'io. Tutto a posto, sai? Ciao. Ma guarda, tutto quel vino, ti farà male. A me, ma figurati. Senti, questo posto mi piace, è pieno di amici. Dai, fermiamoci ancora, mamma. C'è anche il Mario, dai. Chiudi la portiera, mettila sicura. Oh, Marisa. Vedi come ti sei ridotto. Meno male che ho la patente. Ah, Marisa, tutto organizzato, sai. Se non avevi la patente, neanche l'assaggiavo il vino, Ci mancava anche il vino. E pensare che a vedere un ubriaco gli ha sempre dato fastidio. Non ci è abituato. Però così è simpatico. Ciao, Gianni. Ciao, Anna. Ecco la promessa sposa. Ho conosciuto il Mario, sai? Siamo diventati amici. Ma che fai te, non vieni? In macchina c'è posto per tutti, andiamo. Vengo col treno. Domani. Se ho bisogno ti cerco, ciao. Certo, quando vuoi. Ciao, Mario. Buonasera. Buonasera. Buonasera, signora. Stia tranquilla. Ciao. Ci vediamo. Per forza. Ferma, ferma! L'orologio. Il nonno non vuole che lo tengo. No. E come? Te l'ho regalato, adesso lo tieni. Se no, m'offendo. Ciao. Dai a me. Grazie. Gli hai dato anche l'orologio d'oro. Placcato. Facciamo onore a questo parolo. Mi sembra notevole, caro il mio pirovano. Io preferisco il merlo. Non si può pretendere, come fate voi altri, che tutti siano uguali. Ecco, a parte gli scherzi, ci sono precise leggi della natura che stabiliscono una certa gerarchia tra i vini e tra gli uomini. Sì, come tra i cacciatori, con o senza riserva. Già, lei è quello del paletto, non le piacciono i divieti. Non dovete giudicare Luciano perché ha rotto un cartello, è stato solo un gesto. Forse era nervoso. Ci stiamo dando dentro da matti per preparare un esame. Ti ha trovato un bel posto per studiare. E che cosa state preparando di così importante? Storia delle dottrine economiche. Tu, Beppe, che sei così bravo, potresti darci delle lezioni supplementari? Purtroppo sono anni che non mi interesso più di teoria. Ma con tutto quello che hai studiato, un tipo come te non ne ha bisogno. Raccontaci cosa succede nella tua stanza dei bottoni. Ma niente, facciamo i conti con quelle leggi dell'economia che voi state studiando. Solo che per noi è un po' più dura. Grazie a Dio adesso ci sono i calcolatori elettronici. E se non ci fosse un progresso tecnico continuo... Come sempre alla fine vi va bene, eh? Come ci va bene? Sì, avete in mano la scienza, la tecnologia. Poverini. Ecco, ci siamo. Secondo voi la scienza è nelle nostre mani. Nelle vostre mani, certo. È il principale strumento della vostra forza. Noi altri invece preferiremmo decidere un pochino noi stessi della nostra sorte. E per fare questo, scusate, dobbiamo togliervi il potere. E cominciare col togliervi di mano la scienza. E poi... Siete giovani. È giusto che vogliate cambiare il paese. No, si sbaglia. Non il paese. Il mondo. Utopie, dicono. Ma no, questa volta hanno sbagliato i loro conti. Tuo padre, sai, si illude se pensa che noi lasciamo andare il mondo così com'è per altri 100 anni.
E di noi, Luciano, che cosa ti ha detto mio padre? Ah, mi ha detto... Mi ha detto che... Che tu sei fatta come lui. Come lui? Ma neanche... Sì, sì, che ti sposerai. Che ti sposerai senza amore, con uno del tuo ambiente. E tu ci credi? Ah, non lo so. Però mi ha spiegato bene come sei fatta tu. E devo dire che è stato molto, ma molto convincente. Beh, tu guarda un po' credere a quello lì. L'avrei capito come è fatto mio padre. Io, porco cane, a casa non ci torno stasera. Così imparano e noi ci troviamo un buco. Ma va, vai a dormire a casa, dammi retta. Cosa fai? Non te ne andrai? Tanto più che io devo andare da Federico. Da Federico? Sì, vuol vedermi da solo, ti spiace. Oh, guarda la strada. I giovani, per loro ormai tutto è facile, tutto è chiaro. E invece io oggi... Le idee chiare non ce l'ho più. Ma no, te il disetti, le momenti sci, che poi tutto passa. Tu dici che passa? Speriamo. Speriamo che passi. Però quello che dicevo prima è vero. È cambiato tutto, tutto è cambiato. Oggi, per esempio, incontro mio figlio che ha fatto una manifestazione. Mi dice, io e i miei amici vogliamo... Sei guardo, mi hai fatto una bella sorpresa. Io e i miei amici lavoriamo per svegliare voi operai, dice mio figlio. Ma sai che sono i suoi amici? I figli dei padroni sono, anche del mio. Ecco. Svegliare noi. Noi non ne abbiamo bisogno, anche che fosse. Ti pare possibile che loro vadano contro il loro stesso interesse? Ma figurati. Hai capito, Piana? Ho capito. Buonasera, signor Recettino. Noi si chiede per il fresco. Vuole che ci prepari un po' di salata? Salvatore. Non voglio sapere niente. Io non c'entro. Arrangiata tu con tua figlia. Ma che cosa dici? Ma perché parli così? Vieni, Anna è a casa. Salvatore, andiamo a casa. Non è più casa mia. Io a casa non ci metto più piede. Perché? Ma ce l'hai anche con me. Che t'ho fatto io di male? Qualcuno ci doveva andare a prendere Anna, no? E poi non si sente nemmeno bene. Peggio per lei. Doveva pensarci prima. No, no, Salvatore. Non la deve prendere così. Io ci ho parlato con Mario e mi pare proprio un bravo ragazzo. Sì, sì. Proprio. Sai, con Anna non è successo niente. Certo, con Anna non è successo niente. Lo vengono a dire a te. Ma io ho conosciuto la nonna e li ha guardati lei. Sono brava gente, Salvatore, gente semplice come noi altri. E poi Anna stava male, che dovevo fare? La lasciavo lì. Adesso tu... Ci devi parlare. Lasciami stare. Mi raccomando, ho paura di te. E le dispiace di averci dato tanta fede. Insomma, è inutile che parli a tiri. Tanto io a casa non ci vengo, va bene? Non ci vengo. Salvatore, ragiona. Se vengo a casa io gli metto le mani addosso. Io. Le mani addosso? Ma perché? Sei tornata a casa. Poteva andare peggio. Adesso tutto si mette a posto. E così vengono sempre loro. Ma come? Nessuno più mi vuole dare retta. Adesso ho contro pure tuo figlio Luciano. Quei sei belli amici. Stamattina lo dovevi vedere. L'ho trovato che scappava da una delle sue manifestazioni. E lui è stato solo capace di dare del fascista. A me, fascista a me. Avrei dovuto pestarlo. Invece lo schiaffo l'ho dato a Patrizia. A Patrizia? Sì, perché tu non lo sai cosa fa quella. Va in giro con delle macchine da qui a lì. Non ci sa con chi va. Cosa fa? E mi sfotta pure. Io mi sono stufato da tutti. Hai capito? Da tutti. Ma non sono cattivi, Salvatore.
poverina. Tu ti illudi. Cosa ti aspetti? Che cosa? Non ci daranno niente per i nostri vecchi anni. Andiamo a casa. Andiamo a casa. Ciao. A domattina. Che? Chi eres? Cosa? Chi eres? Chi sei, carajo? Sono Luciano, un amico di Federico. Dimostralo. Lasciami, lasciami. Federico è nato a Roma nel 45. È venuto qui nel 66, il padre fa l'avvocato. Non basta, continua. Lasciami, lasciami un po'. Con Federico ci siamo conosciuti nel 68 davanti al liceo Parini durante una manifestazione. Studia filosofia, sta con Roberta, una ragazza che lavora al CNR, laureata in fisica. Bene, così adesso lo conosco io también. Come? Non lo conosci? Mai, mai visto Federico. Qui mi ha portato Roberta. Ah, adesso capisco. Accidenti, a momenti mi strozzi. Scusami. Ma non mi fido di nadie, di nessuno. Ma allora, tu chi sei? Chi sei? Mi chiamo Luis. Tengo una fame barbara. In fondo siamo simili. Siamo nella stessa libertà. Non mi saluterai, quando io me ne andrò, soffrirai, ma puoi comprendermi, lo so. Un po' di bianco nei capelli tuoi non mette differenza tra di noi. Tanto non son cambiata, sai, anche se non ci parliamo ormai. Quello che chiedi tu, lo so, non ti deluderò. No!
cielo.